Buonasera, pillole di storia dell'arte come avevamo annunciato ieri pomeriggio. Cosa si vede dal balcone? Il mio affaccio è quello che vedete alle mie spalle, e quindi il parco delle valli, l'area a nord di Roma, tra la Salaria e la Nomentana, quindi il parco dalla parte opposta. Ha come limite il fiume Aniene. Pochi metri prima che l'Aniene confluisca nel corso del Tevere, sempre alle mie spalle sulla Salaria, è un'area di 20 ettari, strappata all'edilizia cittadina solo alla fine degli anni 90, a cavallo degli anni 90-2000. Passo indietro, Unità d'Italia. Prima dell'Unità d'Italia, quindi alla fine dell'Ottocento, quest'area faceva parte della proprietà del fondo, diciamo, di terre della Basilica di Santa Maria Maggiore. E subito dopo l'Unità d'Italia questo fondo in parte viene gestito dalla famiglia Giuliani, che è ancora ricordata a Valpadana. Dietro Valpadana, di fronte a me, c'è appunto un casale che ricorda la presenza di questa famiglia Giuliani, che hanno parcellizzato questo territorio enorme. È stato ovviamente subito lottizzato, e quindi tutto il corso del Novecento, da subito dopo i primi anni del Novecento. Ovviamente gran parte di questo viene fatto per l'edilizia del subito secondo dopoguerra, per la ricostruzione. Necessitava creare questo polo di verde, questo polmone, e la vittoria diciamo, degli sforzi di questa associazione ambientalista, ma anche di semplici cittadini, si ha esattamente sotto la giunta Rutelli. Nel 95 finalmente si vince e non è più destinato a essere costruito, ma diventerà parco. Passano ancora 10 anni. Solo sotto la giunta Veltroni, nel 2005, viene inaugurato il parco vero e proprio, quindi il passaggio da pratone a parco. Parco pubblico, quindi, che necessita di aree cani, aree teri di gioco per i bambini, con aree giochi, aree ludiche, un centro anziani. Poi è stata creata recentemente una pista di atletica, una pista di 200 metri, considerata valida a tutti gli effetti, anche per gli atleti, per potersi appunto allenare all'aria aperta, ed è stata corredata ancora più recentemente, nel momento in cui è stata inaugurata stazione della metro, la metro B con Cadoro, un'altra area accanto, voluta e gestita dal CONI, sia ludico che sportiva. Una seconda piantumazione di alberi, quindi arricchisce questo polmone di verde di 20 ettari. Questo polmone di verde però non è altro che una piccola parte di quelli che sono i 650 ettari della riserva naturale della Valle dell'Aniene. Quindi è come se adesso, uscendo dal parco, andando verso la Nomentana, noi procedessimo a piedi, e ci sono chiaramente dei percorsi fattibili, fino al raccordo anulare, la parte di Roma, il quadrante di Roma Est. Ovviamente, che cosa troviamo all'interno a livello di fauna, di flora? Quindi c'è un ecosistema che è piuttosto vario, soprattutto considerando che siamo a pochi metri da quelle che sono le mura aureliane, quindi pochi metri, diciamo poche centinaia di metri da quelle che sono la distanza veramente a breve, considerato che siamo in un quadrante di Roma. È possibile trovare dall'iris al sambuco, al papiro, piante particolari. Troviamo per quello che riguarda la fauna, abbiamo anche le tartarughe palustri, abbiamo ovviamente le più comuni nutrie, abbiamo anche il granchio di acqua dolce, ma ovviamente ci sono anche le volpi. L'unico colonie che sono ben presenti, soprattutto nell'area del parco, ma non autoctone, sono i parrucchetti,
dal collare verde, riconoscibilissimi perché nel verde spuntano queste ali colorate di un verde molto diverso dal resto. Proseguendo questa passeggiata all'interno del parco, i nostri concittadini, come vedete forse dalla ripresa, stanno al limite del parco perché ancora non c'è concesso entrare. Arriviamo verso la Nomentana. Prima di arrivare al limite di Ponte Nomentano, quindi il limite anche fisico, geologico, dato dal passaggio del fiume, c'è un ritrovamento con degli scavi archeologici che sono stati portati avanti nel 1929, e viene ritrovato la testa, il cranio dell'uomo di Sacco Pastore. La datazione è recentissima, ha fatto vivere prima dell'uomo di Neanderthal, perché sono 125.000 anni fa, quindi comunque dà l'idea che quest'area fosse un'area con delle esistenze di vita già da un'epoca molto 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 antica. E siamo arrivati al termine, diciamo, dell'area del parco, che appunto viene considerato il famoso appunto Ponte Nomentano, che è l'emblema di Monte Sacro, se vogliamo, e del quartiere. Ponte di epoca piuttosto antica, conserva ancora dell'epoca romana l'arco, quello centrale, datato primo secolo avanti Cristo per il metodo costruttivo da parte degli archeologi. Viene più volte distrutto durante la guerra gotica, quindi a metà del 500, viene ricostruito in tempi diversi, e soprattutto la sovrelevazione con questa sorta di castello, diciamo, questa idea di costruzione turrita, è dovuta all'epoca di Papa Nicolò V Parentuceli. Non è raro vedere in molti vedutisti nel corso dei secoli appunto il ritratto, quindi chi faceva i viaggi, grand tour, ma anche semplici pittori che avevano l'opportunità, e spesso viene riconosciuto, visibilmente riconosciuto, in molti dipinti. Grazie. Sinopie, Cultura in Balcone, buona serata.